Ci troviamo per Napoli Flash 24 in Irpinia, Mirabelle Clano, siamo a Villa Assunta di proprietà della famiglia Guarino. Sono qui con la proprietaria Laura Guarino del forno Guarino, dello stesso forno omonimo. E siamo qui perché hanno presentato i panettoni che sono stati realizzati in collaborazione con il pasticcere Antonino Maresca. Ci parli un poco del progetto? Coniugare l'arte della pasticceria da ristorazione con la tradizione del forno a legna. Quindi in pratica un tradizione e innovazione, quindi inserire all'interno delle cotture fatte su lievitazione del vecchio forno Guarino con delle tecniche innovative di ristorazione. Il forno dal 1982? Sì, il forno dal 1982 a Mirabella ad opera di mio padre, è nato con lui. Sono praticamente 34 anni, da prima appassionato solo di arte bianca e poi nel corso del tempo sempre di più per la lievitazione, quindi i panettoni e quindi altri prodotti da forno. Quindi l'arte bianca, come ci avete spiegato, tutti i prodotti di arte bianca. I panettoni che sono stati presentati sono dal tradizionale al panettone al cioccolato e... Limone candito e poi la novità, diciamo, che è Natale, che racconta un po' il passato di Napoli con i rococò, i mussaccioli, i susamilli e le sapienze che vengono assorbite in un unico prodotto. Quindi un panettone ai profumi di quelli che sono i dolci della tradizione napoletana. Pisto, mandarino, mosto cotto, miele, mandorle, nocciole.